sulle fonti TV per parlare in questo caso di commodities. Lo vedete in sovrimpressione cosa sta scritto, su quali puntare dopo la vittoria di Joe Biden. Perché? Perché semplicemente si deve mettere in conto che le politiche americane cambieranno e soprattutto bisogna tenere ben presente quello che è uno dei punti fondamentali del programma del nuovo presidente americano, con un punto interrogativo perché sappiamo che ci sono ancora un po' di scossoni che arrivano oltreoceano, che ha puntato però, dicevo, tutto su politiche ambientali, quindi su questa svolta green che in qualche modo Joe Biden si aspetta possa avvenire in America. Ha promesso, insomma, che farà di tutto per anche far cambiare la mentalità degli americani su questo fronte, ha ribadito il suo sì Biden a una transizione energetica immediata, ha promesso il rientro negli accordi di Parigi, cosa che invece non aveva fatto Trump, e appunto, come detto, l'amministrazione Biden ha promesso molto e ha investito soprattutto molto su questa svolta green, facendo nel centro della sua campagna elettorale. Qualche numero: 400 miliardi di dollari all'anno per combattere il riscaldamento globale, cifre stanziate per il nuovo disegno sul clima, un progetto che mira a raggiungere e a creare almeno 10 milioni di posti di lavoro in settori come la produzione di energia pulita, la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie. E naturalmente si punta anche sulla riforma delle leggi sul lobbismo per ridurre l'influenza delle industrie dei combustibili fossili. Naturalmente ci sono anche state delle critiche a questo disegno di Biden, ma noi partiamo da questa notizia per capire come potrebbe cambiare anche il mondo delle commodities da questo punto di vista. Carlo Vallotto, ben trovato sulle fonti TV. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti quanti, ben ritrovata a te e a tutti i telespettatori naturalmente. Sì, un po' hai detto bene, diciamo, ecco, ci potrebbero anche essere degli, anzi, ormai è facile, diciamo che ci potranno essere sicuramente degli altri scossoni nei mercati e quindi è vero che in questi giorni abbiamo un po' festeggiato, tra virgolette, l'arrivo del vaccino, però io porrei ancora molta attenzione in tutto quanto. Sì, esatto, infatti stavo dicendo, Carlo, peraltro oltre a fare una valutazione del panorama delle commodities alla luce di quello che potrebbe cambiare in America, volevo anche inserirci la notizia del vaccino, appunto, no? Abbiamo visto, partiamo da qui, così almeno poi lascio la parola a te, cerchiamo di capire in prospettiva futura, più nell'immediato chiaramente, che cosa potrebbe succedere. Intanto con la notizia della vittoria di Joe Biden alla presidenziale abbiamo visto questo rialzo del petrolio nelle puntate, insomma, precedenti ci siamo sempre concentrati, lo facciamo sempre, però ci siamo concentrati ancora di più sul tema petrolio che aveva visto una forte volatilità proprio per le notizie non proprio confortanti sul Covid. Joe Biden sembra aver dato comunque un impulso al petrolio WTI e soprattutto appunto lo metterei in relazione anche alla notizia del vaccino, fermo restando che, come hai detto anche tu, insomma, tante questioni sono ancora da chiarire, e parallelamente anche sul crollo dell'oro, perché il giorno in cui è arrivata la notizia del possibile vaccino abbiamo visto questi due scenari, no? Petrolio in rialzo e E oro ora in in ribasso. Sì, ribasso. Ecco, partiamo da qui, Carlo. diciamo che bisogna fare un discorso un po' più ampio, un po', chiamiamolo, diciamo, un po' doppio in questo senso qui, Sì. ovvero da una parte ci sono le future politiche di Joe Biden che, diciamo, usiamo ancora il virgolettato. Comunque, presupponiamo ormai che sia il futuro presidente degli United States, degli Stati Uniti d'America. Quindi, chiaramente, ecco, ci raffronteremo con quelle che potranno essere appunto le modifiche alla politica di Trump. Fermo restando, naturalmente, se dovessero cambiare le carte in tavola, riconteggio dei voti, eccetera, eccetera, cose politiche di cui in questo istante non siamo a conoscenza, di quello che potrebbe essere. Due, diciamo, sono i fronti, ovvero uno è, partiamo subito dall'ipotesi che esista. Effettivamente che esista effettivamente questo vaccino, questa formula di vaccino che funzioni, e questo, diciamo, sarebbe un sollievo non soltanto per i mercati finanziari, ma per l'intera popolazione mondiale, naturalmente non dimentichiamolo, e questo chiaramente influenzerebbe gran parte del settore delle commodity, perché le commodity sono estremamente legate
giorno per giorno sono legati i prezzi al settore, diciamo, all'equazione domanda-offerta. Quindi chiaramente un aumento nuovamente della mobilità, diciamo, della socializzazione, quindi tutto ciò potrebbe far ritornare in auge quelli che sono naturalmente i consumi proprio delle materie prime, quindi per quanto riguarda l'energia, il petrolio. Poi per quanto riguarda gli altri agricoli, ad esempio il caffè, il cacao, il cioccolato, insomma lo zucchero, Sì. ecco, tutte queste materie qui potrebbero ritornare in auge. Dall'altra parte, mi dilungo proprio pochi secondi, ci sono appunto le ipotesi sulle politiche di Biden che sarebbero un po' opposte a quelle che ha praticato Trump in questi 4 anni, nel bene o nel male. Naturalmente si riprenderebbero i commerci con la Cina, quindi ritorniamo sul discorso appunto della ripresa dei consumi. E qui però rimane il punto interrogativo, perché è vero che ci potrebbe essere un impatto, ad esempio, sugli energetici, che aumenterebbero nel breve periodo, ma nel lungo periodo, come hai ricordato giustamente tu prima, le politiche più orientate verso il green potrebbero e impatterebbero decisamente, in maniera piuttosto forte, sul consumo appunto del petrolio. Ecco, e quindi insomma in questo caso, così andiamo proprio a fare la nostra solita carrellata, Carlo, ma a partire da quello che potrebbe cambiare, ovviamente con un bel utilizzo di condizionale, perché ancora è tutto da vedere. E poi comunque credo, Carlo, che ci vorrà un po' di tempo. Lo stesso Biden, ad esempio, ha detto che cioè, bisognerà che gli americani cambino anche la mentalità rispetto a delle pratiche. Insomma, che poi portano a politiche ambientali veramente virtuose, no? Chiaramente, quindi anche questo è interessante da valutare, suppongo. Però dicevo, quali materie prime e quali altre, cioè quali su, quali giù, insomma, senza girarci troppo intorno. Allora, è una bella domanda sicuramente questa, nel senso che gli scenari che si possono svolgere sono tantissimi. Certamente, ecco, in entrambi i casi, diciamo, di conferma, ancora una volta ribadisco, della vittoria di Biden, ormai diciamo assodata, parliamo dei beni rifugio, dei beni un po' più aggressivi come il petrolio, che potrebbe appunto essere influenzato dai consumi. Quindi, per quanto riguarda, ad esempio, l'oro, ricordiamo che l'oro reagisce molto, ad esempio, alle politiche di accomodanti un po' in tutto il mondo. È vero, dobbiamo ricordare che sì, se ci dovesse essere, se ci sarà questo vaccino, ci sarà de un deciso miglioramento, una luce in fondo al tunnel, una fine del tunnel. Però ricordiamoci che la montagna di debiti accumulata proprio in questi ultimi 12 mesi, diciamo così, se non addirittura anche prima, chiaramente non svanisce, e questo potrebbe influenzare naturalmente decisamente l'oro come bene rifugio, quindi addirittura scenari molto molto positivi per quanto riguarda l'oro. Nel breve periodo, naturalmente, questo ha fatto sì che, proprio la notizia del vaccino del Covid, naturalmente ha fatto sì che i mercati azionari ritornassero in forza, a discapito ad esempio dei tecnologici. Abbiamo visto il Nasdaq crollare Eh proprio sì. per questo motivo qua. Quindi ecco, le materie prime da guardare sicuramente sono gli agricoli, come ho citato poco fa. Ad esempio, caffè e cacao potrebbero essere molto interessanti, zucchero un po' meno, ma magari adesso li andiamo a vedere un po' più nel dettaglio. Ecco, mercati azionari insieme anche a tutto quello che tu hai elencato con le differenze da settore a settore hanno riportato subito ovviamente questo estremo ottimismo, ma più per la notizia del vaccino che per l'elezione di Biden o cosa pensi tu, Carlo? Ma guarda, io sinceramente penso che la notizia del vaccino sia stata addirittura più importante, tra virgolette, insomma, dell'elezione di Biden. Sicuramente l'elezione di Biden ha creato grande volatilità, però naturalmente, ecco, una notizia addirittura che potrebbe mettere in ombra questa, che ha messo in ombra, a mio avviso,
l'elezione di Biden o comunque l'elezione del Presidente degli Stati Uniti, è stata la notizia appunto della scoperta del vaccino, perché questo è un dato di fatto, è un diciamo proprio è un caposaldo, quello che i mercati finanziari, gli investitori, tutti noi vogliamo nei mercati finanziari, dove già c'è grandissima incertezza, naturalmente avere qualcosa di certo, insomma. Quindi ecco, la tra virgolette certezza che ci sia questo vaccino naturalmente ha influenzato positivamente l'umore degli investitori. Ecco, volevo arrivare lì. Infatti, volevo chiederti un'altra cosa, Carlo. Ti stavo proprio dicendo, i mercati che hanno reagito ovviamente, no? Di getto in modo assolutamente super positivo, adesso si stanno un po' ridimensionando. Ma perché? Perché non per raffreddare i bollenti spiriti, tutti noi ci auguriamo che davvero le tempistiche che ci stanno dando in questi giorni siano rispettate, cioè che il vaccino possa arrivare anche in distribuzione di dosi massicce nella prima parte del 2021. Questo significherebbe moltissimo, però ci sono molte questioni aperte sul vaccino, forse adesso i mercati le stanno proprio considerando, non che prima non lo facessero, però chiaramente questa è stata una delle prime notizie positive dopo un po', dopo un periodo, no? Comunque di ritorno del coronavirus, sostenibilità del flusso appunto positive di notizie positive riguardo al vaccino stesso, perché adesso cercheremo di capirne sempre di più e capiremo anche nel dettaglio quanto e come questo vaccino possa essere efficace. La scalabilità della cura, cioè ci sono ancora tutti questi passaggi che dobbiamo verificare per arrivare poi anche a tutti gli effetti collaterali, ad esempio, no? Quando, Esattamente, ecco, esattamente. quindi chiaramente ci sono ancora tante questioni aperte. Non lascerei in sordina anche il tema della distribuzione, perché poi nel momento in cui il vaccino verrà considerato efficace, bisognerà vedere come e quanto verrà distribuito, quindi da dove in realtà si partirà e quali saranno, beh, ovviamente le categorie sensibili, però quali saranno le categorie prima, insomma, sottoposte proprio al vaccino. Ecco, anche questi elementi contribuiscono a valutare lo scenario diversamente rispetto alla mera notizia, no? Del Sì, vaccino efficace. assolutamente. Ti interrompo proprio per dire che, ad esempio, anche a livello logistico, bisogna che sia questo vaccino deve essere mantenuto al di sotto dei meno 70, meno 80 gradi, quindi non è gradi centigradi, quindi non è proprio così che tutte le strutture sanitarie in tutto il mondo sono in grado di avere questo determinato tipo di congelamento, insomma. Ecco, quindi tantissime le cose, appunto, ancora. Scusami se ti ho interrotto, era proprio No, no, mi fa per piacere che appoggiare. insomma in qualche modo abbiamo messo sul tavolo aspetti che vanno valutati, no? Perché poi questo siamo partiti dicendo cerchiamo di fare una previsione nel periodo più immediato, insomma, quindi queste sono le cose che bisogna tenere a mente. C'è chi scrive ancora sul discorso delle elezioni presidenziali, chi appunto mi ha chiesto se appartengo al mainstream, io ho già risposto, ho detto di no, perché ho detto Trump non si sta arrendendo. Questa così mi porta a un'altra domanda, sempre per lo scenario futuro. C'è invece chi scrive: un giorno in Colombia uno mi disse, lo dice ovviamente in lingua straniera, l'italiano, non accettano la sconfitta, ora scopro che c'è qualcuno nel mondo che è peggio, cioè Trump. Vabbè, in Italia vincono sempre tutti durante le elezioni, più che non accettare la sconfitta è un processo inverso, ma il fatto che Trump, come dicevamo prima, stia accendendo i riflettori sulla possibilità che ci siano stati dei brogli elettorali e quindi questa situazione ancora rende, come dire, una fotografia dell'America poco chiara, quanto potrà incidere nell'immediato futuro? Carlo, ovviamente sempre rimanendo sul tema commodities, ma in generale con una tua view sui mercati, insomma, questo è chiaro. Sì, naturalmente non parliamo strettamente dell'argomento politico No, in questa no. sezione, naturalmente qui chiaramente I risvolti che potranno avere queste incertezze, perché poi di fatto, insomma, tutti pensavamo che le elezioni americane fossero archiviate, invece ancora non lo sono di fatto, no? Perché finché non si metterà un punto e finché non ci sarà la cosiddetta transizione, resteremo sempre un po' appesi a quello che potrebbe succedere. Esattamente, sì, quindi anche gli stessi operatori lo vediamo, lo leggiamo, insomma, attraverso i grafici, ovvero sì, cioè, si festeggia quando vediamo determinati rialzi in alcuni settori, però come dicevo prima, ripeto ancora adesso, ad esempio l'oro abbiamo visto un forte deflusso, quindi attenzione perché sicuramente l'oro tornerà magari in area, sicuramente non c'è mai niente di sicuro, però
abbastanza certamente l'oro continuerà nella sua fase di discesa, però attenzione perché non è che l'oro tornerà a 1500 dollari, ovvero ci sarà proprio una svendita totale di oro. Naturalmente verranno smontate alcune posizioni, quindi l'area dei 1800 dollari, ad esempio, potrebbe essere un'area interessante da monitorare 1750, quindi ecco. Per quale motivo? Proprio perché l'incertezza e comunque anche tutto ciò che ruota intorno al debito e diciamo, al denaro facile, al denaro accomodante, alle politiche accomodanti che vengono fatte in tutto il mondo, rimane comunque, non è che venga cancellato con un colpo di spugna tutto quanto. Quindi è chiaro che il mercato nel breve periodo può reagire e reagisce come tutti noi, insomma, è fatto molto di emotività il trading e i mercati finanziari. Quindi, da questo punto di vista, è normale che abbiamo visto dei rally sul petrolio al rialzo, sull'oro al ribasso e su altre commodity, però chiaramente dobbiamo visualizzare e monitorare quelli che saranno invece i dati fondamentali per quanto riguarda il futuro. Ed ecco quindi noi. In ogni settore, ad esempio per il petrolio, vedremo se a gennaio verranno implementati o meno i tagli alla produzione appunto sul petrolio, e questo vedremo ancora tutto ciò che riguarda il settore petrolio, quindi Libia compresa, e le politiche di Biden potrebbero rivoltare ancora le carte in tavola perché diciamo, un cambiamento di view. Rispetto a Trump sull'Iran, sul Venezuela, sanzioni che hanno sanzionate appunto che hanno visto le loro anche gravi crisi sociali e questo potrebbe naturalmente sconvolgere e cambiare completamente le carte in tavola. Naturalmente non lo possiamo vedere e racchiudere nell'arco temporale di pochi giorni o qualche settimana, dovremo vedere almeno uno svolgimento di 6-8 mesi, insomma, per vedere che cosa succederà. Già con l'Iran, già con la Libia che ha ripreso, insomma, la produzione di petrolio e questo ha, tra virgolette, spaventato i membri dell'OPEC che addirittura vorrebbero rivedere i tagli appunto a gennaio. Questo naturalmente la dice lunga su tutto ciò che sarà il meccanismo che sta per mettersi in moto in questo momento. Quindi Sì. ecco, da monitorare sicuramente i due benchmark principali, quindi oro e petrolio, sono le due, oro nero e oro giallo, sicuramente sono i due player di Certo. mercato da Ecco, guardare. giustamente c'è Giuseppe che ringrazio, che vorrebbe approfondire ancora un istante tutta la discussione di cui ci ringrazia, ma ci mancherebbe, credo che sia in questo momento centrale, su petrolio e oro. A parte chiedere in generale come vedi, Carlo, il settore dei petroliferi, titoli come Enel, Eni e Tenaris, facciamo se vuoi un breve cenno a questo, ma è sempre collegato al petrolio, però la domanda segue un po' la scia di quello che stavamo dicendo. Come mai con questa incertezza e le politiche green di Biden il petrolio continua a salire? Perché appunto dicevamo con una view dell'amministrazione americana più rigida rispetto alle politiche ambientali, insomma il petrolio dovrebbe essere il primo penalizzato. Ecco, ancora Biden non si è insediato, quindi non ha iniziato questa svolta, però l'obiettivo è quello. Ecco, cerchiamo di rispondere a entrambi gli aspetti. Sì, dunque, ecco, per quanto riguarda il settore azionario, non mi addentro perché non seguo il settore azionario, appunto, nello specifico sono nel comparto delle commodity e già ne ho abbastanza perché veramente è un lavoro enorme stare dietro a tutto quanto. Quindi sicuramente potranno essere influenzate il settore azionario riguardante appunto i petroliferi, però attenzione perché appunto poi rientrano anche altre determinate situazioni, quindi magari accordi o altro o contratti per quanto riguarda o l'amministrazione, magari cambi nel settore della presidenza o quant'altro per quanto riguarda il settore azionario. Il petrolio naturalmente ha reagito nel breve periodo appunto a quelle che sono come dicevamo prima, la notizia sul vaccino del Covid e questo lo ha fatto proprio perché un livello di, innanzitutto il petrolio comunque è rimasto in una fascia laterale. Dollaro più, dollaro meno, intorno dai 35 dollari di supporto, diciamo, dal livello inferiore fino ai 43 dollari sul livello superiore. Quindi è chiaro che nel momento in cui la settimana all'inizio di novembre
è ritornato nell'area dei 34 dollari, 35-34 dollari, sono ricominciati gli acquisti proprio in ottica proprio di speculativa, di trading, però attenzione perché i grossi fondi di investimento hanno diminuito l'esposizione long, diciamo, per quanto riguarda il futuro del petrolio. È normale che ci sia stato questo rimbalzo perché giustamente, come tutti noi pensiamo, potrebbero ricominciare a riprendere gli aumenti, diciamo, l'aumento del consumo e della domanda di petrolio, qualora appunto ci fosse il vaccino e tutti noi ritornassimo, tra virgolette, ad una vita normale, ovvero fatta di spostamenti, quindi di spostamenti aerei. Anche le compagnie aeree, attenzione alle compagnie aeree perché sono veramente in grave difficoltà, proprio perché del trasporto delle persone hanno fatto il loro core business. Quindi sicuramente, ecco, ripeto ancora una volta, il petrolio sarà, diciamo, l'osservato speciale in questa fase qui. Esatto, e invece appunto come dicevamo prima, visto che anche questo amico dice anche il discorso sull'oro è interessante, l'oro potrebbe perdere il suo smalto che c'entra anche se vogliamo con l'oro. Sicuramente sì, potrebbe un po' perdere il suo smalto, diciamo che ecco, non possiamo proprio mettere sotto i piedi, se mi passi questa battuta, l'oro, perché naturalmente l'oro è un bene assolutamente di una storia di 5.000 anni, quindi certamente ecco, in questo momento stanno smontando un pochino gli investitori che si erano un po' rifugiati nel bene prezioso, stanno smontando le posizioni, abbiamo visto questo fortissimo deflusso proprio qualche giorno fa, insomma il 9 novembre, lunedì, proprio nel momento in cui è stata data la notizia del vaccino del Covid, però ecco, rimane possiamo, diciamo che la discesa dell'oro e anche dell'argento comunque potrebbe continuare, però attenzione perché sul tavolo è vero che verranno probabilmente, ci potrà essere ancora un ulteriore deflusso sull'oro, però attenzione perché comunque i grossi portafogli, i grossi investitori che hanno un occhio molto molto più lungo di quello che magari possiamo avere tutti noi, lo mantengono loro in portafoglio perché, appunto, come dicevamo prima, la montagna di debiti che c'è in tutto il mondo, determinata non soltanto dal Covid in questi ultimi 12 mesi, ma da tutte le politiche, diciamo, accomodanti degli ultimi anni, naturalmente potrebbero far sì che addirittura loro, dopo una discesa intorno, diciamo, all'area di supporto intorno ai 1.800 dollari, 1.750-1.800 dollari, potrebbe ritornare, ricominciare la sua salita nuovamente verso vette ancora più alte dei 2.070 dollari raggiunti nel precedente massimo. Quindi anche l'oro, e soprattutto l'oro, attenzione perché non deve essere mai messo da parte, nel senso non deve essere mai non guardato perché è il quarto mercato al mondo, quindi è uno tra i più importanti, quindi le aziende, i beni di rifugio, se dovessero addirittura riprendere appunto anche qui in questo caso ci sarebbe tantissimo da dire perché ad esempio l'India è uno tra i principali acquirenti di oro, è normale che se la popolazione dovesse ritornare a fare i matrimoni e a socializzare naturalmente comprerebbe a man bassa l'oro fisico proprio di cui loro Certo. sono assolutamente i principali Beh, consumatori. ma insomma, poi sì, certo, ma poi comunque sappiamo che un piccolo, insomma, un portafoglio ideale, un po' di oro ci sta sempre, no? Giusto Assolutamente, per... assolutamente. Ecco, Questo sì. ti voglio salutare chiedendoti questa cosa. In questo momento, quali sono le preoccupazioni magari che arrivano a te, principali degli investitori? Le preoccupazioni principali sono soprattutto, diciamo, come affrontare, come posizionarsi sul futuro, appunto quello che, diciamo, sono le principali, difficoltà proprio per cercare di capire, se addirittura abbiamo visto questa lunga corsa dei mercati azionari, l'S&P, sopra i 3.000 punti, quindi, anche da questo punto di vista, 3.500 punti, scusate, quindi, da questo punto di vista dobbiamo, come un po' hai appena ricordato tu, attenzione, cerchiamo sempre di cavalcare il trend, però con le spalle coperte, ovvero con l'oro nel nostro portafoglio, perché l'oro protegge da quello che potrebbero essere appunto degli stormi ulteriori di mercato. Soprattutto, ecco, le preoccupazioni sono quelle di cercare di interpretare quali potrebbero essere i punti chiave dove
naturalmente dove andare ad investire, dove andare a allocare le proprie risorse. Chiaramente io consiglio sempre di stare estremamente aggiornati seguendo le fonti ufficiali, appunto tra cui le fonti TV dove ci siamo Vabbè, noi, certo. giustamente So, dove dice la diciamo parola andiamo. stessa, non a caso, Esattamente, appunto. no? E quindi ecco, la cosa importante è cercare di essere sempre informati e avere un'allocazione il più possibile diversificata e comunque che all'interno ci sia l'oro come protezione. Certo, in un flash un amico chiede cosa ne pensi del Bitcoin come bene rifugio? Se ne parla spessissimo, tu come lo vedi? Ci vorrebbero delle ore, abbiamo Lo fatto un so. convegno, abbiamo fatto un convegno apposta su questo. Naturalmente, in due parole, diciamo che l'oro è oro fisico, ce lo abbiamo, diciamo, lo abbiamo materialmente, lo possediamo materialmente. Bitcoin, potrebbe in molti casi è stato accoppiato come bene rifugio. Attenzione perché è una moneta elettronica, quindi anche qualora dovessero succedere, diciamo, qualsiasi problematica a livello elettrico e non è esclusa perché successe qualche anno fa proprio in Portogallo dove appunto vennero bloccati anche tutti i portafogli di Bitcoin eccetera eccetera. Quindi un bene rifugio io diciamo che sicuramente potrebbe essere interessante a livello di diversificazione, comincia a diventare interessante, quindi non è escluso, però naturalmente il bene rifugio per eccellenza rimane l'oro. Ciò non Anche significa, sì. in conclusione veloce, appunto, Sì. che è molto diversi, è molto scorrelato dagli altri mercati, quindi dall'oro, sia dall'oro, l'andamento dei Bitcoin è molto decorrelato dall'oro e dagli indici azionari, quindi diciamo che non è una cosa negativa inserire anche questo nel portafoglio di gestione. Ottimo, allora io ringrazio Carlo Vallotto per questo interessante approfondimento sulle commodities che faremo insomma anche magari più spesso proprio per il periodo che richiede, no? Delle delucidazioni in merito. Quindi ringrazio Carlo Vallotto, ti seguiamo su Metalli Preziosi come sempre, poi ti ritroviamo sulle fonti TV. Buona operatività. Grazie mille, grazie a voi. Ricordo anche a tutti la mia chat Telegram TMM Metalli Preziosi, anche lì diamo delle ulteriori informazioni. Assolutamente Grazie sì. Grazie, grazie Carlo Vallotto. Adesso noi andiamo in pubblicità e continuate a seguirci sul sito lefonti.tv. Vedrete passare anche il nostro numero di WhatsApp in grafica, perché vi dico di seguirci principalmente lì, perché ogni tot chi ci segue su YouTube potrebbe veder cambiato il link, quindi dovete ricollegarvi, ma comunque ci siamo sempre anche su lì e anche su Facebook. Tra poco con me Enrico J daremo spazio anche alle vostre richieste, quindi analisi, analisi, analisi.